da dopo la Coppa dei Campioni del 63 ha perso la memoria. Torniamo al 2013, incontrerà presto gli niente. Esatto. Scusi, se l'ho detto che ho perso la memoria, non posso ricordargli. Allora glielo chiedo io una cosa. Quindi la formazione del 63, no, parliamo del Parone, allenatore. Molto volentieri del Parone. Allora, era, aveva il DNA dell'allenatore del Milan, il Parone. Ma sì, era un calcio anche un po' diverso, direi, da, però era un motivatore, aveva grande forza. D'altra parte non è un caso, il Milan vince la Coppa dei Campioni, il Parone se ne va al Torino, ritorna nel 67 al Milan, rivinciamo scudetto, perché ricordiamoci che per vincere la Coppa dei Campioni allora bisogna vincere il campionato, e ci giocava una squadra soltanto. Quindi Parone vince nel 62, poi andiamo a vincere a Wembley e poi andiamo a vincere a Madrid. Quindi Parone è un grandissimo personaggio con cui abbiamo vinto due Coppe dei Campioni, come l'abbiamo vinta con Arrigo Sacchi e con Carlo Ancelotti. E Allegri potrà vincere una Coppa Campioni con il Milan? Le ho detto che non mi ricordo più niente dal 63 in poi.